Ciao carissimi, oggi un'altra bella storia emozionante. Sapete dove vi porto? Qui, proprio dietro l'angolo. Ce ne andiamo tutti in America. Vi porto in una famiglia splendida calabrese e vi faccio vedere come loro mantengono le tradizioni preparando i salumi casalinghi, come se fossero in Calabria. Non ci credete? Guardate il video fino alla fine, altrimenti vi perdete delle emozioni grandissime. Buona visione e aspetto i vostri commenti. Salute, mi chiamo Salvatore Libertino, sono calabrese. Saluto a tutti gli italiani, ma calabrese prima. Della Mezzia Terme, va bene. Sono venuto qui in America a Connecticut nel 77. Innanzitutto questa è tutta la mia famiglia e amici. Come amo? Sono venuto nel 77, poi sono tornato in Italia e mi sono sposato con mia, qui e questa è mia moglie. Cerchiamo di portare la tradizione avanti e imparare ai miei figli e ci proviamo. So, mi stanno aiutando oggi, ogni anno mi aiutano, però questa è la nostra specialità in Calabria e cerchiamo di portarla avanti, va bene? Ora mi passa a mia moglie. A me non mi piace parlare. Tutti i miei calabresi, stiamo facendo una traduzione di anni e anni fa. Stiamo facendo la salami qua. Un abbraccio a tutti i calabresi e la famiglia mia. Ciao ciao. E intanto grazie a te Salvatore che ci hai aperto le porte di casa tua e grazie anche a tutti gli altri componenti della famiglia che grazie a voi oggi ci permettete di fare un bel salto di un bel po' di chilometri fino in America per farci vedere come preparate i salumi della nostra tradizione. La cosa bella e importante soprattutto è l'importanza della trasmissione delle tradizioni culinarie da parte di chi sta lontano dalla propria terra a figli e nipoti, e questo riveste un'importanza fondamentale e svolge un ruolo significativo per la preservazione dell'identità culturale e del legame proprio con le radici della casa di origine. Infatti qui sono contento di vedere almeno tre generazioni, Salvatore, i figli e i nipoti, tutto intorno a questo bel tavolo e intenti insieme nella preparazione delle soppressate. La cosa che mi stupisce positivamente è sembrare davvero di essere in Calabria. Si respira proprio quell'armonia, quell'allegria, oltre che vedo una carne impastata magistralmente con un colore rosso Calabria, e questa è la cosa più bella. Si scherza, si ride, perché per noi la tradizione del maiale, del farisalume e tutte le altre preparazioni che fanno parte di questo rito è proprio una vera festa, è una cosa importantissima che è divisa in due grandi parti. La prima è il lavoro fatto tutti insieme, ma poi c'è una vera e proprio super mega abbuffata, una grandissima mangiata estesa a tutti quelli che hanno partecipato alla lavorazione. Ma Salvatore, dimmi a che punto sei con i salumi. Per il momento abbiamo finito. Queste restano sulla tavola e mettiamo una coperta, qualcosa di sopra per asciugare un po' l'acqua. E poi mettiamo la rete. Una volta la tradizione non si metteva la rete, solo si legavano nella metà, ma ora è più facile. Si mette la rete e poi si impendono a... aspettiamo che si asciugano per mangiarli. Facciamo un po' di salsiccia ora. E poi, forse la settimana che viene ne facciamo ancora. Vogliamo fare anche i capicolli, un po' di pancetta. Vogliamo fare anche la pancetta calabrese. La pancetta calabrese, quella piatta. La no, quella, no, tutte e due le facciamo, la piatta e anche la rotolata. E anche un po' di... come si chiama la... la pancetta, il capricorno. No, che poi cuciniamo con quella. Un po' di nduja, a modo nostro, ma la facciamo pure. So, non ci manca niente, la tradizione la portiamo avanti. Forse Calabria. Comunque volevo dire che io guardo sempre Spizio di Calabria e mi piacciono i piatti che lui presenta, le copiamo sempre qua. Sono semplici e buoni.
Ok? Gianluca, ti salutiamo tutti. Oh, grazie ancora Salvatore, ma tu davvero non hai bisogno di imparare nulla da me, che vedo che sei altamente qualificato. Ma da quest'altra parte sento un bel profumino. Ve lo dicevo che il lavoro è proporzionato con il cibo che c'è. Palmina, cosa stai preparando? Carne di usucu, la carne di maiale. Patoletta. Ho fatto pane stamattina. Ogni domenica compriamo questo. Sembra lo stesso pane che vendono in Italia, i coloncini di birra. Li troviamo anche qua. E sono buonissime. Quante cose buone, cari amici. Qui Pasquale invece sta preparando, sta soffriggendo lo stesso impasto della carne dei salumi, e oltre che una bontà unica serve anche per vedere se è condita bene, se è giusta di sale, e da una volta si faceva assaggiare ai più grandi. Alessandra sta preparando l'insalata. Questo l'abbiamo portato da Calabria, questo formaggio calabrese, sì, fresco. Questo è quello di anno scorso. E anche la salsiccia dell'anno scorso la vedo di un ottimo colore. Comunque, cari amici, se anche voi volete farvi i salumi a casa da soli, come fa Salvatore, su Sfizi di Calabria trovate tutte le ricette. E dovete pensare che in questo momento si sta preparando soltanto l'aperitivo, perché il pranzo vero e proprio ancora deve arrivare. E nell'aperitivo calabrese che si rispetti non possono mancare i sottoli. Vedo le melanzane a filetti, la cipollina in agrodolce, la mortadella, la provola silana, il pecorino, il pane scrocchiarello, e c'è davvero di tutto. Ogni ben di Dio. Complimenti Salvatore, sei un calabrese doc, anche da lontano non manca davvero nulla alla tua tavola. Ma vedo con grande piacere che tutti sono impegnati a far qualcosa, perché a noi piace lavorare di squadra, e la squadra è quella che vince sempre, insieme. Ma gira e rigira, io vengo sempre attirato dal suono della padella. Guardate che bel baccalà che ha fatto Palmina, mentre Salvatore continua ad affettare. Facciamo un po' di pasta calabrese, tutto a base di Calabria oggi, ok? Minchia. Calabria mia! E hai proprio ragione, cara Palmina, Calabria mia, come non ricordarsi della splendida canzone di un altro grande calabrese, Mino Reitano, che diceva: siamo malati d'amore, siamo malati d'amuri, ed è proprio vero. Ed intanto i fusilli sono in cottura. Ciao Sfizi di Calabria, un abbraccio, vi seguo sempre comunque, bravissimi, il numero uno. E siccome l'antipasto, l'aperitivo, come lo vogliamo chiamare, era riduttivo, finalmente si arriva a tavola, dove ci sono questi bei fusilli caldi e fumanti con il sugo di carne di maiale, non manca il pecorino grattugiato sopra. E secondo voi potrebbe mai mancare, oltre al buon vino che vedo a tavola, il peperoncino? Non manca mai nelle nostre tavole, ed è proprio così che deve essere, sempre se a qualcuno piace. Guardate che bella carne. Ma siamo in Calabria o siamo in America? Non abbiamo distanze, ovunque andiamo nel mondo ci facciamo sempre riconoscere e distinguere. Viva la Calabria e viva i calabresi nel mondo. Luca, ma faccio come fai tu. Devo dire che l'hai interpretato benissimo il mio am. Ti faccio ambasciatrice dell'am di Sfizi di Calabria in tutta America, Palmina. E devo dire che te la sei cavata alla grande anche con la cucina. Sono americano, però amo Calabria. Tanti saluti, Sfizi di Calabria. Ciao a tutti.
siete con noi, mangiate. Alla prossima, quando vieni invitato, sei ti aspettiamo in America, ok? Ciao, ciao, ciao. Tanti saluti a tutti i calabresi nel mondo. E saluto a tutti i parenti e amici, fratelli, sorella, i miei genitori, i miei cognati, i miei nipoti. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti, io la Calabria ce l'ho qua. Grazie ancora cari amici, grazie Salvatore, grazie Palmina e tutta la famiglia. Vi auguro che ogni morso di questo salume sia un ritorno a casa e che la nostra cucina continui a tessere ponti di amore, senza distanza. Se anche tu sei un calabrese lontano e vuoi raccontare la tua storia, c'è il mio numero WhatsApp qui in alto, scrivimi e in qualche modo arriverò anche da te, ovunque tu sia.